e come si è trovato? Manuel è un grande. Con Manuel mi sono divertito. Manuel c'ha un carattere. C'ha un carattere, cioè ti trasmette quella. È un motivatore. Manuel è un motivatore, mi sono divertito. Divertivo molto. In compagnia anche in auto con Manuel. Come dici a Roma dei spagni, ma io sono di Napoli, tipo, non so, impariamo. Come si trovate nella parte di questo film? Una parte un po' particolare, quando devo fare la mamma del mostro, non vorrebbe mai avere un figlio con un mostro, comunque che diventerò un mostro. Però vabbè, non mi dispiace. E qual è stato il suo rapporto con il regista? Molto buono, Daniele è una persona fantastica, che ho conosciuto e sembra una persona che conoscevo già bene. Mi ha dato l'impressione che è una persona che ti mette molto a suo agio e conosce già la sua parola. E con il produttore invece? Produttore? Beh sì, Manuel è una grande persona, molto generoso. E una persona che si fa in quattro non è facile, devo dire che procedi. Io sono molto contento di avere Carla Solaro sul set, è stata bravissima, ha interpretato molto bene la parte di coprotagonista che gli avevo affidato e devo dire che è un'attrice molto versatile ed un'attrice che secondo me farà ancora una grande carriera, perché interpretare il personaggio di Adalgisa non era assolutamente facile, non era nemmeno facile una delle scene in cui l'ho, credo, coinvolta però sempre in maniera molto delicata e garbata dal punto di vista cinematografico, e lei è stata molto brava ad interpretare questo mio senso di, diciamo, di configurazione di una mamma che comunque deve in un certo senso tenere a bada le turbe del figlio senza potersene accorgere e soprattutto senza poterlo diciamo in qualche modo contrastare, vittima per un momento di un momento diciamo di goliardia, di libertà, uno spazio mio, uno spazio suo, bravissima, ecco, vedi, questo già fa capire l'attrice come entra nel personaggio, entra nel personaggio e è entrata e uscita, entra però nel personaggio e fedelmente configura un aspetto importante della vita, che è quello sì di tenere ai figli, ma è quello che spesso a volte l'imprevedibilità dei figli porta a volte anche un genitore a non capire bene qual è il momento in cui bisogna intervenire. Quindi comunque una bella mamma. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Sono andato. Buongiorno, presentiamoci innanzitutto. Buongiorno a lei, sono Rosanna Guadalupi, la direttrice di produzione del cortometraggio Romanzo di un mostro, nella mia prima esperienza in questa veste. E come si è trovata in questa nuova figura? Mi sono trovata benissimo, innanzitutto una grande professionalità, una serietà, ma soprattutto ho lavorato con delle persone splendide, veramente splendide, che mi hanno messo a mio agio e con le quali mi sono trovata veramente molto molto bene. Parliamo del regista adesso. Ottimo. Il regista è una persona straordinaria, veramente un grande maestro, e che sa governare e portare avanti il suo lavoro veramente al top. E mi sono trovata benissimo con lui, perché è veramente anche una gran brava persona, insomma. E con Manuel Curry? Manuel Curry è uguale, anche lui è veramente una grande persona. E mi hanno veramente messo molto molto a mio agio e mi sono trovata tanto tanto bene. Bellissima esperienza. Perfetto, la ringraziamo. Grazie a voi.